Pensando a quelle che dovrebbero essere le cose giuste, interessanti da dire rispetto al numero 279 della serie regolare di Giulia, mi stupisco a imbastire un discorso, così ancora soltanto nella mia mente, molto simile a quello fatto riguardo al numero 278. Su questo canale, in effetti, credo di aver recensito un numero estivo di Giulia, poi saltato 2 mesi, e poi essere passato al numero del mese scorso. Perché la media qualità berardiana nel caso di Giulia non porta a particolari sorprese. E questo anche sul terreno dell'analisi ha una sua ricaduta. In effetti la differenza tra Giulia e Ken Parker, che sono ovviamente le creazioni più famose di Berardi, forse sta proprio qui, cioè nel fatto che Ken Parker rinunciava a tutti gli agganci in termini di tormentoni, personaggi secondari e tic narrativi e visivi che invece abbondano in Giulia. Tanto per cominciare, per esempio, in questo numero, dopo un episodio in cui diciamo tutto si concentrava sull'azione. Nel nuovo numero abbiamo il ritorno dell'incubo, l'incubo così più o meno psicanalitico che abita le notti di Giulia, il colloquio online con Ettore, il fidanzato italiano, gli strafalcioni di Emily, la sua governante, e naturalmente la litigata con il tenente Webb di fronte all'intero corpo di polizia nell'imbarazzo del sergente Irving. Il numero di cui parlo si intitola Tanti volti del peccato e ha una copertina molto bella di Cristiano Spadoni e mostra una Giulia che si guarda in specchi che moltiplicano la sua immagine con dominanti cromatiche diverse. E il tema stavo per dire del doppio, ma in realtà ben più del doppio, della diciamo moltiplicazione delle identità e delle personalità è centrale in quest'albo, che parte con la sparizione di un prete, padre Kavanaugh, che scompare portandosi via anche la cassa però di un'associazione di volontariato legata alla Chiesa. E quasi per caso questa sparizione suscita un po' un campanello d'allarme di Giulia. Ancora la macchina poliziesca non si è messa in moto con la dovuta accortezza, insomma, ed ecco che scompare uno psicanalista che guarda caso conosce anche la psicanalista di Giulia, e anche un consulente finanziario verrà diciamo all'attenzione di Giulia dopo un cammino tutto sommato poco tortuoso. Non sto a svelare per quale ragione questi casi di sparizione improvvisa di persone che si somigliano tra loro, insomma, sono collegati, anche se poi è facile arrivarci, diciamo, non è questo il ribaltamento significativo dell'albo che poi accadrà. Diciamo che forse qui Berardi, rispetto ad altre volte, indulge su quello che è un po' una bestia nera degli sceneggiatori, e cioè la coincidenza, ma non ne abusa. Berardi è pur sempre comunque uno sceneggiatore intelligentissimo e padronissimo dei propri mezzi, però diciamo che l'innesco in qualche modo viene dato un po' dalla coincidenza. Queste sparizioni poi se ne verrà a capo con una chiusa molto intelligente, con un bel dialogo tra Giulia, diciamo, e un po' l'imputato del caso. E non ho molto altro da dire, salvo che a volte troppa intelligenza può quasi dar fastidio, cioè i dialoghi puntuti che costellano Giulia, dove c'è sempre, diciamo così, in termini di strategia retorica, una conversazione fatta da un argomento che viene
o avvalorato o cassato da Giulia, ma sempre nei termini, diciamo, di un conversare arguto e civilissimo. E anche questa è una grande differenza rispetto a Ken Parker, che forse era una serie che della sottrazione dell'aspetto dialogico, pur non facendone una cifra, ma comunque diciamo, era una strada che era portata naturalmente a seguirla, forse perché i grandi paesaggi del West già raccontano da soli, e poi perché c'era la decisione di affidarsi alle immagini in maniera totale, tanto da escludere, come sappiamo, le didascalie. Al contrario, nei fumetti di Giulia si parla molto, ma qui adesso sembra che lo dico come un difetto, non è così, non siamo nella, come dire, nella logorrea di altri sceneggiatori Bonelli, eccomi. No, forse Berardi pecca proprio per troppa arguzia, diciamo così. La sceneggiatura viene da un soggetto di Berardi, appunto, ed è scritta a quattro mani con Lorenzo Calza, ormai abituale insieme all'altro Maurizio Mantero, abituale sparring partner di Berardi. I disegni sono di un altro abbonato di Giulia, Francesco Bonanno, che ci dà degli scorci molto belli di Garden City, con questa sorta di boschetto alle spalle di Giulia e Leo Baxter che parlano, ma ci mostra anche un bellissimo viaggio in auto sempre di Giulia e Leo alla ricerca della verità, con l'aprirsi improvvisamente di un paesaggio rurale dopo tanta verticalità urbana che le storie di Giulia, come sempre, ci propongono. Siamo alle solite, un bell'albo, non gli puoi dire niente, a volte quasi si desidererebbe una storia brutta, così, giusto per smuovere un pochettino la routine mensile. Tanto vi dovevo e vi auguro una buona giornata.